Immagina di svegliarti un giorno e di renderti conto con stupore di essere solo. E con questo intendiamo proprio solo. Oltre a te non è rimasta una sola persona nel raggio di chilometri. Tutti gli altri sono scomparsi dalla faccia della Terra. E alla fine ti rendi conto che sei davvero l'ultimo sopravvissuto della tua specie. Cosa faresti in questa situazione? Perderesti la testa per la solitudine e ti arrenderesti al tuo destino? Oppure cercheresti di adattarti alle circostanze opprimenti e di andare avanti? Perché nonostante la mancanza di altre persone, non devi dimenticare che una situazione del genere può avere qualcosa di positivo. Il mondo è tuo d'ora in poi. Pensi che le statistiche siano sempre e solo cifre noiose e sondaggi aridi come la polvere? Beh, allora ti sbagli. Ci siamo imbattuti nel risultato di un sondaggio su Statista che è tanto eccitante quanto insolito. Se tu, come Will Smith in Io sono leggenda, fossi l'ultima persona sulla Terra, cosa faresti per prima cosa? Se pensi che la maggior parte degli intervistati comincerebbe a cercare rifornimenti e segni di vita dagli altri, ti sbagli. Con una percentuale del 27%, la risposta principale è fare il giro del mondo in Ferrari. Speriamo che l'autosportiva sia impermeabile per il viaggio attraverso il mare. In uno scenario così opprimente, il 13% prenderebbe una bicicletta e pedalerebbe lungo l'autostrada, mentre il 7% ritiene che trasferirsi in un castello sarebbe l'opzione più ovvia. Ma come mai film, serie e videogiochi come Io sono leggenda, The Walking Dead e The Last of Us ci incantano così tanto? Opere in cui individui o piccoli gruppi rappresentano gli ultimi rappresentanti dell'umanità e devono sfidare una forza superiore di orde di zombie infetti? Beh, a parte i non morti assetati di sangue, forse è perché l'idea della fine dell'umanità o della fine del mondo è tutt'altro che nuova. Basti pensare alla Bibbia e allo scenario apocalittico predetto nel libro dell'Apocalisse. Le innumerevoli catastrofi e la battaglia tra i seguaci di Dio e Satana portano alla fine del mondo come lo conosciamo e alla nascita di un nuovo cielo e una nuova terra. Indimenticabile è anche l'isteria che si è diffusa nel 2012. Un antico calendario Maya avrebbe predetto la fine del mondo il 21 dicembre di quell'anno, ma in realtà descriveva solo la fine di un ciclo del calendario Maya. Tuttavia, questi sono solo due degli innumerevoli esempi di fine del mondo, alcuni dei quali risalgono a molti millenni fa. I miti di creazione della Siria e della Babilonia, ad esempio, contenevano già profezie apocalittiche sulla fine del mondo e questa paura sconvolgente persiste ancora oggi. Infatti, quelle che un tempo erano predestinazioni divine e catastrofi soprannaturali, oggi sono rapidi cambiamenti climatici, divisioni politiche, guerre crudeli e le conseguenze impreviste dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, gli attivisti per il clima di ultima generazione sono spesso accusati di utilizzare motivi apocalittici del tutto esagerati, ma la parte avversa insiste sul fatto che siamo sul punto di superare i punti critici del sistema climatico e di correre ciecamente verso il nostro destino. Quando ci sarà l'ultimo essere umano sulla Terra? Nonostante tutte le preoccupazioni e le drammatiche previsioni per il futuro, non dobbiamo dimenticare una cosa. Attualmente siamo all'apice della nostra esistenza. In altre parole, l'umanità non è mai stata così sana e ricca come oggi, e non ha mai vissuto così a lungo. Tuttavia, la storia della nostra specie è anche un'arma a doppio taglio. Abbiamo costruito capolavori tecnologici come il telescopio James Webb, ma abbiamo anche sviluppato armi nucleari in grado di distruggerci. Abbiamo scoperto gli antibiotici e sconfitto malattie che un tempo significavano morte certa, ma abbiamo anche trasportato agenti patogeni in tutto il mondo nel giro di pochi giorni. L'industrializzazione ha cambiato il mondo e ci ha dato un tenore di vita incredibilmente alto, ma ha anche avuto un impatto enorme sull'atmosfera e ha fatto sprofondare gli operai delle fabbriche in una povertà abissale. Il punto è che è estremamente difficile prevedere se le nostre conquiste allungheranno la vita della nostra specie o se ci porteranno a una brusca fine. Non è meno difficile rispondere alla domanda su quando l'ultimo essere umano camminerà sulla Terra, perché questo dipende principalmente dalla strada che prenderemo in futuro. Secondo scienziati come Stephen Hawking, l'unica chiave per la sopravvivenza dell'umanità risiede nella colonizzazione di altri corpi celesti. Di conseguenza, il genio, scomparso nel 2018, era convinto che sia nella natura delle civiltà tecniche estinguersi prima o poi. I possibili fattori scatenanti potrebbero essere guerre nucleari, virus geneticamente modificati ed effetti serra incontrollabili.
Ma supponiamo a questo punto che ignoriamo gli avvertimenti di Hawking e compagni, che il sogno di Elon Musk di colonizzare Marte esploda e che non lasceremo mai il nostro pianeta natale. Quale sarà il destino che ci attende? In questo caso, vale la pena dare un'occhiata ai dati fossili. La durata di vita media delle specie di mammiferi si aggira intorno al milione di anni, con alcune che sono durate 10 volte tanto. Considerando la stima prudente che la nostra specie ha una durata di vita totale di un milione di anni e il fatto che i fossili più antichi di Homo sapiens hanno 300.000 anni, ci restano circa 700.000 anni. Statisticamente, in tutto il mondo nasce un bambino ogni 4, ovvero circa 132 milioni all'anno. Quindi, per fare una stima approssimativa, 100.000 miliardi di persone vedrebbero ancora la luce nel tempo che ci resta, ovvero 850 volte più persone di quante ne siano mai vissute. In questo contesto siamo ancora all'inizio della storia dell'umanità, una sensazione che a volte viene un po' dimenticata alla luce delle innumerevoli teorie dell'Apocalisse. Eppure ci sono una serie di fattori predominanti che difficilmente possiamo influenzare. Indipendentemente dal fatto che siamo ancora in circolazione o meno, a un certo punto il Sole segnerà il destino della vita sulla Terra. Secondo le nostre attuali conoscenze, tra circa 3,5 miliardi di anni, il Sole brillerà il 40% in più rispetto a oggi, mentre la sua potenza radiante farà bollire gli oceani e trasformerà il nostro pianeta in un mondo desertico e rovente, il Sole esaurirà l'idrogeno al più tardi tra 5 miliardi di anni. Da quel momento in poi brucerà elio e diventerà una gigante rossa. Il nostro futuro è nello spazio? Ma la buona notizia è che non ci accorgeremo di nulla. O perché ci saremo estinti da tempo, o perché ci saremo trasferiti su un altro corpo celeste, lontano dalla zona di pericolo. Considerando che l'ultimo viaggio sulla Luna risale a più di 50 anni fa, al momento questi pensieri sembrano ancora un po' inverosimili. Ma chi può sapere cosa ci riserva il futuro? Se riuscissimo a prolungare la nostra vita e ad esistere per milioni di anni, potremmo diffonderci su altri pianeti o addirittura abitare i nostri mondi creati artificialmente. Se riusciremo a sfruttare le materie prime dello spazio o a creare i nostri habitat, il risultato finale di questo sviluppo potrebbe essere una civiltà collegata in rete in tutto il sistema solare. Se si considerasse il numero assurdamente alto di neonati necessari per questa impresa, la sopravvivenza a lungo termine della nostra specie sarebbe molto più probabile. Dopotutto, ci vorrebbe una catastrofe che colpisca l'intero sistema solare per distruggerci tutti. Quindi, a parte le supernove e i lampi di raggi gamma nelle vicinanze, saremmo abbastanza protetti dall'estinzione. Ma il problema del Sole rimane. Se vogliamo sopravvivere a lungo termine su scala cosmica, dovremmo cercare la nostra salvezza lontano dal nostro sistema solare. Al momento, però, i viaggi interstellari non sono altro che un sogno che può essere realizzato praticamente. Anche con la tecnologia disponibile nel prossimo futuro, una nave spaziale impiegherebbe 6.300 anni per raggiungere la stella più vicina al Sole, Proxima Centauri. Eppure conosciamo civiltà in grado di popolare intere galassie e di sfruttare l'intera potenza di un sistema stellare. Beh, almeno in teoria, la cosiddetta scala di Kardashev indica quanto è avanzata una civiltà in termini di utilizzo dell'energia. Noi, come umanità, non siamo nemmeno arrivati alla civiltà di tipo 1, che può utilizzare tutta l'energia disponibile su un pianeta. Il nostro valore è 0,72. Quindi c'è ancora molta strada da fare per arrivare al tipo 3, che converte un'intera galassia in una fonte inesauribile di energia. Ma questo significa anche che è quindi impossibile? In definitiva, il Sistema Solare è solo un sistema stellare tra i miliardi della Via Lattea. Se in un futuro lontano riuscissimo a popolare 100 miliardi di sistemi stellari e a sopravvivere per 10 miliardi di anni, in questo lasso di tempo potrebbero vedere la luce 100 quadrilioni di persone nel nuovo mondo, un 1 con 29 zeri. Possiamo spingerci ancora più in là con questo ragionamento, che al momento sembra ancora così inimmaginabile. Un giorno, in un lontano futuro, la galassia di Andromeda si fonderà con la Via Lattea, portando con sé miliardi di sistemi stellari che potrebbero offrire nuovi habitat. E forse i nostri discendenti riusciranno a sviluppare tecnologie e a trovare modi per generare energia che al momento non possiamo nemmeno sognare. In questo modo l'umanità potrebbe davvero riuscire a sopravvivere per l'eternità. O forse no? È meglio non scommetterci, perché non importa che si tratti del Big Freeze, del Big Crunch o del Big Rip. Anche se questi scenari differiscono tra loro per alcuni aspetti,
portano tutti allo stesso risultato, la fine dell'universo. Ma anche in questo caso c'è ancora un motivo di speranza. Alcuni esperti ritengono che questo non sarà affatto il finale definitivo del cosmo, ma solo l'ultima fase di un ciclo eterno che precede un nuovo Big Bang. Quindi, cosa resta da dire alla fine della giornata? Ci sarà un ultimo essere umano sulla Terra ad un certo punto? Probabilmente sì, ma questo significa necessariamente che sarà l'ultimo rappresentante della sua specie? Non è detto. Forse sarà semplicemente l'ultimo a salire sull'astronave e a dare un'ultima occhiata alla nostra vecchia casa. Iscriviti gratuitamente per non perderti mai più un video emozionante.